Allora, messaggi, Marco, tanti messaggi dicono cercasi apprendista con almeno 2 anni di esperienza, ma se nessuno mi assume, quando imparo? Dopo risponderemo anche a questo. Io, artigiano, 40 anni versati, senza lavoro, dove vado? Come faccio a vivere? Vediamo un po', ce n'era uno interessante, ma l'ho perso. Ciao Marco. Scusa, aspettate perché perdo i messaggi perché ne arrivano contemporaneamente. Sto seguendo il vostro programma, sono una ragazza di 28 anni della provincia di Catania. Sapete di qualche azienda che cerca personale? Beh, così su due piedi direi proprio di no. Però, no? Eh? Manpower, magari? No, inserire il curriculum? Assolutamente, lo inserisca nel nostro sito, è il nostro mestiere cercare di offrire delle opportunità, quindi. Poi siete presenti in Italia, siete presenti in tutto il mondo, accidenti. Sai qualcosa su Catania, state cercando? Allora, abbiamo aperto 2 ristoranti proprio l'anno scorso a Catania, in prossimità però non è Catania, apriremo un ristorante fra 20 giorni a Gela. Quindi... A Gela? Sì, quindi se potesse essere un'informazione interessante per la nostra telespettatrice. Allora, vi dicevo, dati manpower, partiamo da qui. Alessio, dici tutto. Sì, allora Marco, come dicevamo anche prima, andiamo a vedere innanzitutto qual è la distribuzione territoriale della richiesta dei lavori. Partiamo da Milano, si cercano sviluppatori di applicazioni mobile, quindi software per cellulari, web developer Java o Flash, ovvero applicazioni o interfacce moderne per chi lavora, diciamo, con la tecnologia. Roma, Napoli e Palermo, export manager e retail manager, andremo poi a vedere che cosa significa. Torino, ingegneri chimici, informatici ed elettronici. Andiamo a vedere che cosa cercano le aziende, quindi. Lean manufacturing manager e ingegneri di processo, ovvero una figura in contesti di medie dimensioni per la gestione, appunto, dell'impresa. Compliance manager, ovvero la verifica della struttura per quanto riguarda norme, dettati anche che provengono dall'Unione Europea e regolamenti. Poi project manager settore oil and gas, ovvero una figura di tipo ingegneristico con competenze per commesse complesse, spesso di carattere internazionale, per la gestione della contrattualistica, della tempistica, ma anche appunto dei costi. Andiamo poi con un altro cartello, responsabile controllo di gestione e controller, ovvero l'efficientamento dei costi, site manager, ovvero ingegneri gestionali disposti spesso a gestire l'impresa direttamente all'estero, quindi sul posto, supply chain manager, ovvero una figura che migliori la logistica ma anche il settore magazzino e trasporti. Andiamo più nello specifico poi, Marco, con le maggiori opportunità che si presentano per quanto riguarda le donne, export manager, ovvero nel settore manifatturiero di alta gamma, il made in Italy, quindi il retail manager, ovvero la... diciamo l'importanza di avere una competenza per l'apertura di nuovi negozi e la gestione di quelli già esistenti. E andiamo poi col controllo di gestione, che è ancora l'efficientamento dei costi economici. Maggiori opportunità per i giovani per quanto riguarda appunto l'ingegneria. Lascialo fuori regia, è importante. Ingegnere meccanico, ingegnere chimico, gestionale, ingegnere elettronico e ingegnere informatico. Sarà contento mio fratello. Sarà contento tuo fratello. Ingegneri. E questo è importante perché ovviamente non è che siano solo le uniche professionalità che si cercano, ma per chi pensa che questo paese è finito, per chi pensa che questo paese non dia più lavoro a nessuno, questi dati dimostrano che il lavoro ce n'è. La domanda ce n'è. No, ma è quello che dicevamo prima. Innanzitutto emerge in maniera evidente e chiara l'importanza del livello di scolarizzazione. Quindi, ragazzi, bisogna assolutamente studiare. Ma non studiare alla cavolo. In qualche modo, e qui torniamo ai temi di prima dell'orientamento, e quindi essere in anticipo e capire quali saranno i lavori di domani e quindi proiettare il proprio percorso di studio in linea con quelle che sono le esigenze del mercato. L'ingegneria, tutti i profili ICT che abbiamo sentito, le nuove tecnologie web e quant'altro nell'elettronica sono delle figure oggi estremamente richieste. E poi tutta la parte export, vedete oggi le aziende diventano da locali a multinazionali, quindi tutto l'aspetto dell'export anche nelle vendite, saper parlare le lingue, sapere di multiculturalità ed estremamente importante per ricoprire questi ruoli, queste figure. Allora introduco un ulteriore elemento andando tra i giovani, è stato sempre il nostro Alessio a chiedere: saresti disposto a guadagnare un po' meno, ad avere uno stipendio più basso in questo momento pur di avere un lavoro, magari di un lavoro anche diverso da quella che è stata il tuo percorso formativo? Sentite cosa dicono e poi coinvolgiamo gli ospiti, vai.
Accetteresti un lavoro sottopagato in questo momento? No. Sottopagato no, bisogna sempre valutare lo sforzo, le capacità di ogni persona e trovare l'opportunità migliore anche se in tempi brevi. Piuttosto che stare a casa a fare niente, accetterei almeno, mi farei un po' di esperienza. Pochi mesi poi basta. Quant'è il tempo massimo che ti daresti? Ho già fatto 3 mesi così e penso che sia abbastanza. Non mi va di spendere veramente tanto tempo, tante ore e poi non avere neanche la paga settimanale, insomma. Sì, probabilmente sì, però se è una cosa anche di breve periodo. Certo, se però ci sono possibilità di sviluppo sì, se no basta, si chiude e si va da un'altra parte. Tu accetteresti al giorno d'oggi un lavoro sottopagato se qualcuno te lo offrisse? Ho appena licenziato per questo motivo. Una cooperativa, ci pagavano un po' a modo loro, come volevano loro, senza seguire norme, leggi. Abbiamo fatto la causa e adesso... Oggi mi hanno licenziato. Beh, gli stage generalmente sono abbastanza sottopagati. Io sono laureato in giurisprudenza, quindi il praticante è non sottopagato, è meno ancora. Ma non penso, bisogna sempre aspirare al massimo, poi vedremo. All'inizio sì, accetterei una paga magari dimezzata, senza dubbio. Il fatto che sia temporanea, comunque se il lavoro può essere un lavoro che abbia comunque un valore, che possa essere spendibile poi sul mercato... Sei appena uscita dal lavoro? Sì, sono appena uscita dal lavoro e mi sono appena dimessa. Diciamo che ho fatto un'esperienza che sapevo avrebbe avuto una durata limitata per poi iniziare con un nuovo percorso. L'importante è non essere fermi, quindi iniziare subito, poi dopo le opportunità vengono. Sentite sto messaggio, i CV non servono a niente, le assunzioni sono fatte per conoscenza o per passaparola, è inutile dire queste sciocchezze. Nicola, ingegnere meccanico. Beh, io spero proprio di no, anche perché la realtà dice che un buon imprenditore cerca di avere intorno a sé non dei leccapiedi ma dei bravi dipendenti e quindi un po' di valore, un po' di merito ancora c'è. A te però voglio fare una domanda importante che poi mi permette di andare anche a Roma da Roberto Re. È importante trovare lavoro, punto, in questo momento già basterebbe trovarlo, però per una persona il lavoro rappresenta anche una componente fondamentale della propria vita, un punto da cui partire per avere una crescita professionale. Nella vostra realtà c'è possibilità di crescita professionale, di avere un riconoscimento e la possibilità di scalare gerarchicamente anche l'azienda, diventare magari manager del ristorante? C'è questa componente che poi è fondamentale? Allora, sicuramente basiamo parte della nostra motivazione in azienda proprio su questo aspetto, cioè le crescite interne. È vero anche, bisogna dire, che è un po' nella cultura delle grandi aziende e delle multinazionali in cui si cerca di privilegiare l'anzianità in azienda e la crescita interna. Le do qualche fatto. Il nostro numero CEO mondiale, che risiede a Chicago, è entrato nei ristoranti e poi dopo 20 anni oggi gestisce McDonald's a livello mondiale. A livello di sede in Italia, il 50% dei nostri collaboratori hanno un'anzianità media di 15 anni e sono partiti dai ristoranti, poi hanno preso la responsabilità di un ristorante, poi di un'area, di una regione, poi del marketing e via dicendo. Quindi sicuramente per noi è un aspetto da valorizzare, ci crediamo, e la maggioranza dei nostri store manager oggi, direttori di ristoranti, in Italia ne abbiamo 500, hanno un'età media di 29 anni e tutti sono cresciuti dall'interno con le 24 ore, contratto a tempo indeterminato, e poi sono cresciuti. Oggi gestiscono budget da 2-3 milioni di euro, quanto fattura i nostri ristoranti mediamente, una squadra da 30 a 60 persone. Assolutamente sì. Allora, Roberto, vengo da te perché è importante anche il percorso dal momento in cui si entra in un'azienda affinché ci sia, come dire, il punto di arrivo non è soltanto... un punto lontano che ti darà la felicità nel momento in cui l'hai raggiunto. Qui entro un po' in un discorso un po' più ampio, ma io credo che se fai un lavoro che non ti piace, che non ti diverte, stai sbagliando lavoro. Poi in tanti casi è quasi obbligatorio, non puoi scegliere, sei in qualche modo costretto dagli eventi. Però siccome io penso sempre che ognuno abbia la facoltà di indirizzare la propria esistenza nella direzione migliore, mi fate vedere Roberto per favore in collegamento da Roma? Grazie, così lo vedo anche in faccia. Eccolo qua, Roberto. Come si fa a trovare un punto d'incontro tra la propria soddisfazione personale nella vita di tutti i giorni, la soddisfazione del lavoro, vivere il lavoro come qualcosa che ti esalti e non che ti deprima? Allora, il lavoro è un mezzo, non è un fine. O dovrebbe essere un mezzo. È un mezzo attraverso il quale, come dicevamo prima,
nei minuti precedenti esprimiamo noi stessi, deve essere un mezzo anche per la nostra evoluzione, per la nostra crescita, per la nostra soddisfazione personale. Quindi è ovvio che se sono in un momento di difficoltà e ho una famiglia da mantenere, è giusto e saggio quello di, piuttosto che non lavorare, accettare anche un lavoro che non mi va bene perché mi serve in quel momento lì. Da lì però scatta un meccanismo dove ci sono le persone che continueranno per il resto della vita a fare un qualcosa che non gli va bene e distruggeranno la qualità della loro vita, quantomeno la loro soddisfazione personale sarà tendente a zero, o ci sarà invece quello che accetta quel lavoro, va a lavorare, fa il meglio che può, ma la sera quando esce si muove per cercare qualcos'altro e realizzare un qualcosa che lo faccia stare anche bene. Troppa gente quando inizia a avere il minimo di sussistenza, quindi ha il suo stipendio, ha le sue sicurezze, inizia a contentarsi, inizia a spegnere, mettiamo così, proprio la fiammella dei propri sogni, e il risultato è poi comunque di un'esistenza che non è soddisfacente. Quindi non dobbiamo essere avventati e dire questa cosa mi piace, mollo tutto e piuttosto vado in mezzo a una strada con la mia famiglia, non sarebbe intelligente da fare, però troppa gente si lamenta ma poi non cerca e non va neanche non crea neanche le condizioni per poter fare poi un qualcosa che veramente gli piace. Ed è un peccato perché comunque, voglio dire, alla fine dei nostri giorni non ci portiamo i soldi nella tomba, ma è come abbiamo vissuto, e come abbiamo vissuto, quello che fa la differenza è molto come abbiamo speso buona parte del nostro tempo nella nostra attività principale. Il lavoro, sì, è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare 8-10 ore al giorno. Assolutamente sì. Allora, abbiamo una telefonata da casa, mi ricordate il nome per cortese? Caterina da Torino. Buonasera Caterina. Oh, buonasera Marco, sono contenta di parlare con lei. Anch'io, mi dica. Che seguo molto la sua trasmissione, ma non ho molta dimestichezza con gli sms. Meglio, allora ci telefoniamo, facciamo prima. Ecco. Caterina, mi deve sentire dal telefono, sì, e non, sì, dal, sì, televisore. Sì, ho abbassato. Brava, bravissima. Certo, no. Allora, io sono una infelice pensionata. Sì. Ho un figlio di 32 anni che da 4 anni è rimasto senza lavoro, ha perso il lavoro. Sì. Ha mandato curriculum dappertutto, l'ho aiutato anch'io. Io quando uscivo dicevo che uscivo coi santini, cioè col suo curriculum, come vedevo qualcuno glielo davo. Adesso con 32 anni è molto difficile trovare lavoro, perché fino a 27 o 28, se non sbaglio, hanno degli ammortizzatori da parte dello Stato, evidentemente pagano meno contributi. Passato quest'età è molto critica. Le dico solo questo, che le ha risposto una volta, non mi ricordo chi, dove aveva mandato il curriculum, dicendo: guarda, dal tuo curriculum vedo che tu sei troppo per noi, perché noi cerchiamo un apprendista con esperienza. Mio figlio, non so, ha detto: ma o è una battuta o è una barzelletta, cioè un apprendista con esperienza fa un po' sorridere. Comunque io le dico, non voglio fare della demagogia o meno, però tutti gli amici di mio figlio, conoscenti che noi abbiamo, che hanno trovato lavoro, mi spiace dirlo, l'hanno trovato perché conoscevano qualcuno. Noi non conosciamo assolutamente nessuno. Le dico che mio figlio ha persino mandato dei curriculum a Istanbul, a Dubai, in tutta Italia. Lui è geometra, ma non gli interessa fare il geometra, poi anche molto esperto di informatica. Non gli interessa anche fare questo, è andato anche a lavorare nel fai da te, ha fatto il pizzaiolo, ha fatto l'imbianchino. Ha voglia di fare sto ragazzo. Sì, ha voglia di fare. Poi quando anche le chiedono se le interessa, se alla domenica le dispiace lavorare, a lui le ha detto che non le interessa niente anche lavorare la domenica, perché lui fa, magari sta a casa durante la settimana, che c'è anche meno, chiaro, gente in giro. Caterina, allora, quindi il caso Lui è disposto a fare qualsiasi cosa, però mi creda Marco che io sono 4 anni che mandiamo curriculum dappertutto, neanche l'unico okay, che le ha risposto, Caterina, era... Sì, Caterina, aspetti, perché il caso è chiaro, ho 5 minuti, non voglio bruciare sì, nessun momento. Rimanga un attimo in linea, sì, ognuno per propria competenza, dov'è che può... Magari c'è un errore in tutto questo, cioè nel suo modo di presentarsi, non lo so. Tu che cosa chiederesti a questa persona, a questa mamma? No, capisco la situazione della signora. L'unico consiglio che posso dare alla signora è di rivolgersi alla nostra filiale di Torino e quindi provvederò poi personalmente a cercare di
far fare un colloquio di un certo tipo a suo figlio per restituire anche un po' un feedback diretto, magari quali sono le aree di miglioramento che questo ragazzo deve cercare magari attraverso percorsi formativi di completare, no? Per certo. Poi essere spendibile, impiegabile sul mercato. Questo è il consiglio che posso dare alla signora. Capisco che la frustrazione di 4 anni di un ragazzo di 32 anni che non lavora, che è un voglio dire comunque un'ansia per un genitore, no? oltre che doverlo mantenere nonostante la buona volontà di suo figlio, signora, quindi la capisco molto su questo. Ma infatti io non volevo dire errore in senso negativo, dico che probabilmente c'è un errore nel percorso, al chi rivolgersi, magari sfruttare questi 4 anni per un ulteriore aggiornamento professionale. Questo secondo me è fondamentale, quello che stavo suggerendo appunto alla signora, rivolgersi a operatori professionali, capire quali sono le aree di miglioramento che questa persona può avere e noi lo indirizziamo sicuramente verso percorsi formativi che lo rendano nuovamente impiegabile e reinseribile nel mercato del lavoro, perché questo è il ruolo importante che deve essere fatto oggi in tanti assolutamente casi. Assolutamente sì, anche il tuo punto di vista voglio sentire. Sì, al di là che capisco la situazione me ne dispiace signora, però il consiglio che le posso dare, perché dalle sue parole già ho sentito anche un po' di rassegnazione, no, questo no, ha solo 32 anni, le dia fiducia, non lo lasci senza fare niente, sicuramente arriverà l'occasione giusta anche per lui. Cerchi di convincerlo di occupare la giornata comunque in attività che possono essere di costruzione della propria professionalità tramite corsi di formazione, come veniva detto poc'anzi, oppure addirittura altre attività, possono essere attività di volontariato, attività di socializzazione, proprio perché all'occasione giusta dimostrerà che comunque non sono stati 4 anni di attesa e non far nulla, ma comunque ha dimostrato caparbietà ed era semplicemente una sfortuna. Allora, non Caterina trovavo. Vuole dire ancora una cosa, poi il consiglio anche da Roberto Re. Caterina. Io le dico ancora una cosa velocemente. Proprio 2 mesi fa mio figlio ha mandato un curriculum a un centro commerciale che hanno aperto nelle vicinanze di Ivrea, che cercavano un cassiere per 4 ore. Sì. Lui ha mandato il curriculum, ma non si sa perché, non so se c'è qualcosa... Non mi faccia dire cose che io non voglio dire, perché non so se queste richieste di lavoro sono fatte perché le devono fare, poi al momento opportuno arriva sempre quello che conosce e scavalca anche tutti quelli di buona volontà, perché io, non perché è mio figlio, però è un ragazzo veramente volenteroso, altrimenti questa telefonata non gliel'avrei neanche fatta. Però secondo me il consiglio forse più importante, secondo me, se crede anche alle cose che le voglio dire, secondo me suo figlio ha semplicemente bisogno di essere un attimo guidato, sia nella preparazione del curriculum, sia nella formazione, nel come si presenta, ma neanche anche come conoscenze che porta in questi colloqui, perché non è possibile, se ha così tanta voglia di lavorare, che uno non lo chiami a lavorare. Caterina, la saluto, giusto un minuto e mezzo. Roberto! La ringrazio, la saluto, mi ha fatto veramente piacere parlare con lei. A me è fatto piacere averla sentita. Roberto, 1 minuto e mezzo, il tuo consiglio a questo ragazzo e anche a tutte le mamme, perché vedi che chiamano le mamme, non chiamano i figli, Infatti, allora, vorrei dire una cosa un po' impopolare. Era molto tenera la preoccupazione della mamma, è comprensibile. Noi però abbiamo ascoltato la versione della mamma, qualsiasi mamma dirà mio figlio è tanto volenteroso, io vorrei dire una cosa un po' più impopolare, se in 4 anni uno che ha veramente tanta voglia di fare si sbatte veramente tanto, trovo difficile che non trovi neanche un lavoro, a maggior ragione se è disposto a fare tutto, quindi la domanda da farsi è cosa sto sbagliando, okay, numero uno, perché c'è qualcosa che non va bene, probabilmente come dicevate poco fa nel come mi presento c'è qualcosa che non funziona, numero due, sarebbe interessante capire cosa vuol dire ha fatto di tutto, perché a me a volte dicono guarda ho fatto di tutto, poi vai a vedere hanno fatto un colloquio alla settimana o uno al mese, però lo stai facendo da 4 anni e continua a dire ha fatto di tutto, quindi a volte credo che dovremmo essere un pizzico più impietosi con noi stessi, permettetemi questo termine, e se veramente ci vogliono le conoscenze comunque si creano, quindi invece che stare a casa oggi vado in giro, vado in posti, vado a creare relazioni, vado a farmi conoscere, vado in quell'associazione, vado in quel posto dove si ritrovano i geometri e inizio a chiacchierare, magari creo una relazione con qualcuno, invece molto spesso le persone dicono ho fatto di tutto, ma in realtà hanno fatto
poco rispetto a quello che potevano fare. Lo so che è un discorso impopolare, che può sembrare un pochino... Però bisogna essere anche oggettivi e a volte essere un po' cattivi con se stessi è importante. No, anche perché non c'è dubbio che le relazioni aiutino e non c'è niente di male nelle relazioni. Se poi la raccomandazione è una raccomandazione di quelle che conosciamo noi, no. Le relazioni si Ma creano, se io presento Stefano a Roberto perché gli dico guarda che Stefano è una brava persona, io non è che sto facendo del male a nessuno, sto consigliando, poi lo valuterà lui, dico bene? Certo. No, ma credo che quello che... Di certo se sto chiuso in casa... Bravo, se sto chiuso in casa... Non ti vengono a cercare. Per esemplificare rendere... E se la mamma... Perché la mamma italiana purtroppo non aiuta nella ricerca di lavoro, no. Perché la mamma italiana tiene a casa il figlio e le accarezza la testa dicendo poverino, vedrai che domani qualcosa troverà, invece che dargli un calcio nel sedere. Aspetta, e mandarlo perché devo chiudere, a cercare. Roberto, e gli vuol trovare il lavoro, la mamma gli vuol trovare il lavoro. Esatto. Invece forse è meglio che... No, i la mamma ragazzi... Caterina è tenerissima, certamente, però certamente. Avrei preferito che chiamasse il figlio, magari non è in casa, però stasera due telefonate delle quattro che abbiamo avuto erano due mamme. Volevi chiudere? Sì, volevo esemplificare quello che diceva Roberto, che è molto giusto. Chi cerca un lavoro è come un po' un'azienda che deve presentare sul mercato un nuovo prodotto. E quindi come sono in grado di fare del marketing giusto per crearmi queste relazioni e sapermi vendere? Questo è quello che lui diceva ed è fondamentale oggi. Assolutamente sì, questo è un bel consiglio. Quando andate a fare un colloquio cercate di vendere non soltanto quello che credete di avere dentro, ma anche quello che avete fuori, come vi presentate, con la giacca giusta, la cravatta giusta, la scarpa giusta, eccetera eccetera. Non ho capito attento a cosa? Allora, il televoto, prima di salutare i nostri ospiti, è andato benissimo. Seppur abbiamo parlato di lavoro, hanno telefonato oltre 2000 telefonate questa sera, che è quasi un record per punto e a capo, vuol dire che c'erano tanti amici a casa. Allora, chi salverà l'Italia? Vediamolo un po'. Metà e metà, un po' più Grillo, Movimento 5 Stelle, Grillo al 54, Renzi Berlusconi al 45,6%. Non vi ho chiesto e non ve lo chiederò perché non è vostra competenza dirmi chi salverà l'Italia, speriamo che tutti salvino l'Italia. Che qualcuno la salvi. Stefano Scabbio, grazie per essere stato grazie con noi. A te. Alla prossima occasione, Roberto Masi, grazie anche a te. Grazie, grazie mille. A tutti. Roberto Re, ciao, alla prossima anche a te, buon lavoro. Ciao a tutti. Ci fermiamo, una piccolissima pausa, poi tanti messaggi da leggere, ancora un paio di minuti con Alessio e poi saluti finali, a tra poco.